amici Addict to Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo nuovamente in compagnia del Parrot Anafi, ma questa volta non è solo. Ecco infatti il DJI Mavic Air, suo concorrente diretto, dato che si trovano più o meno nella stessa fascia di prezzo, è il DJI Mavic Pro Platinum, drone decisamente superiore ad entrambi, sia per prezzo sia per specifiche tecniche, ma che voleva comunque partecipare a questo confronto per non sentirsi troppo escluso. Cosa faremo quindi oggi? Oggi eseguiremo insieme un noise test, ovvero un test della rumorosità, dato che uno dei cavalli di battaglia del nuovo Parrot Anafi è proprio la bassa rumorosità. Lo faremo confrontandolo con i suoi rivali di casa DJI e per fare questo ci avverremo di questo fonometro. Ovviamente non si tratta di apparecchiature professionali, quindi considerate un margine d'errore sulle rilevazioni. Direi di iniziare subito. Partiamo proprio con lui, con il Parrot Anafi, che purtroppo, come vi ho detto nello scorso video, non permette di armare i motori manualmente, quindi dovremo farlo in maniera un po' grezza in modalità decollo dalla mano. Notare che il rumore generato dalla ventolina inferiore è attorno ai 40 decibel. E ora avviamo i motori e lasciamoli al regime di rotazione minimo. E siamo attorno ai 70 decibel, che è un valore, direi, abbastanza basso. E veniamo ora al DJI Mavic Air, concorrente diretto del Parrot Anafi. Vediamo come si comporta. Rumorosità con motori non armati e quindi solo con la ventolina di raffreddamento attiva. Siamo a 42-43 decibel, qualcosina in più rispetto al Parrot Anafi. E vediamo con motori attivi a regime minimo. Diciamoci la verità, ragazzi, la rumorosità non si discosta più di tanto rispetto al Parrot Anafi. Anzi, siamo attorno a 2-3 decibel in più rispetto al Parrot Anafi. Ed ecco infine il DJI Mavic Pro Platinum, il drone più cicciotto tra quelli che vi ho mostrato e che non voleva restare escluso dalla competizione. Con la ventolina di raffreddamento attiva siamo attorno ai 42-43 decibel. Andiamo ora ad armare i motori. Sì, direi che è quello leggermente più rumoroso, date anche le sue dimensioni ovviamente. Qui siamo attorno ai 75 decibel. Quindi in conclusione possiamo dire che il Parrot Anafi è quello leggermente meno rumoroso dei tre, con 67-68 decibel a regime di rotazione dei motori minimo. Il DJI Mavic Air è attorno ai 70-72 decibel, mentre il DJI Mavic Pro Platinum sui 73-75 decibel. Bene amici, posso quindi confermare che il Parrot Anafi è un drone davvero molto silenzioso. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo drone. Vi piace? Siete soddisfatti? Preferite uno dei suoi concorrenti? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Già che ci siete, lasciate tanti bei like, condividete questo video a tutti i vostri amici e se non l'avete già fatto, iscrivetevi qui su Addicted to Games. In descrizione video trovate i link per acquistare questi bellissimi prodotti al prezzo più basso attualmente disponibile ed i link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi. Direi che questo può essere tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!